Grazie, ringrazio il Presidente del Parlamento europeo per questa occasione di rivolgermi a voi a 10 giorni da questa ricorrenza, dai 60 anni della firma dei trattati di Roma. Credo che debba essere innanzitutto un'occasione per ricordare alle nostre opinioni pubbliche, ai nostri concittadini europei, i risultati che sono stati raggiunti in questi 60 anni. La pace, la libertà, i livelli di protezione sociale che nonostante tutte le difficoltà abbiamo raggiunto, il mercato unico, una storia di successo che ha fatto definire l'Unione Europea come una superpotenza tranquilla. E infine il lavoro che abbiamo fatto sul terreno culturale, dei valori, della condivisione dei nostri modi di vivere comuni. Ricordare questi risultati serve, credo, a riflettere sul futuro. Se non facessimo la prima cosa, saremmo in difficoltà a immaginare i prossimi anni dell'Unione Europea. E dobbiamo farlo soprattutto perché siamo consapevoli di attraversare uno dei momenti difficili della costruzione europea, forse uno dei momenti più incerti di questi 60 anni, che ricorda in qualche modo gli anni che precedettero quella firma dei trattati di Roma, in cui ci furono difficoltà, tentativi diversi, ma si viveva in un mondo molto, molto lontano da quello di oggi. Oggi le difficoltà vengono dalla scelta legittima compiuta il 23 giugno da un grande paese europeo di abbandonare l'Unione, derivano dal fatto che gli effetti della crisi economica non sono affatto alle nostre spalle e derivano dalle difficoltà che stiamo incontrando nel avere una risposta comune sui flussi migratori. Sono difficoltà che non dobbiamo sottovalutare. Qualcuno addirittura ha parlato del rischio di una sorta di 1989 alla rovescia, in cui l'Europa si caratterizza per ricostruire muri, mentre 27 anni fa si era caratterizzata per abbattere i muri. È un rischio che possiamo e dobbiamo impedire. Guardando al futuro, credo che siamo tutti consapevoli che dal Parlamento europeo può venire un contributo fondamentale. Anzitutto un contributo nella discussione che si è aperta sul futuro dell'Unione, attraverso le relazioni di Böge-Beres, di Bresso e Brok e di Verhofstadt. È stato dato un contributo importante a questa riflessione, che va un po' in parallelo al lavoro che Jean-Claude e la Commissione hanno preparato con il loro libro bianco e che noi abbiamo molto apprezzato perché è uno strumento utile per impostare questa discussione. Ma non è solo il contributo alla riflessione, è la consapevolezza che almeno c'è da parte del governo italiano che solo da una più forte legittimazione democratica può venire una risposta alle difficoltà dell'Unione Europea. Si potrebbe dire in un certo senso che i poteri di codecisione del Parlamento europeo sono stati la conquista più importante di questi 10 anni dopo Lisbona e che nei prossimi 10 anni il Parlamento europeo, quest'Aula, può essere una delle forze trainanti del futuro dell'Europa. E mi auguro che su questo ci sia da parte di tutti noi una consapevolezza comune. La dichiarazione di Roma vuole dare un messaggio in questo contesto di fiducia nell'Unione e nei suoi prossimi 10 anni. Il governo italiano è per il rilancio dell'Unione, della sua integrazione,
Come sempre, la dichiarazione sarà il compromesso tra esigenze, spinte, aspirazioni, ambizioni diverse, ma credo che alcune scelte debbano essere indicate in modo forte e chiaro, e ne abbiamo discusso prima a Malta e poi a Bruxelles qualche giorno fa. In primo luogo, rispondere alla domanda di crescita, di investimenti e di lavoro. Se non veniamo fuori dalla crisi, se non riduciamo i livelli di disoccupazione, soprattutto giovanile, che ci sono nella nostra Unione e in particolare in alcuni paesi, non avremo fiducia nel futuro dell'Unione. In secondo luogo, condividere l'impegno per la sicurezza delle nostre frontiere e per una strategia comune per gestire i flussi migratori. Se i paesi che sono in prima fila nella gestione dei flussi migratori vengono lasciati soli, non ci sarà fiducia nel futuro dell'Unione Europea. In terzo luogo, rafforzare il nostro ruolo nel mondo, anche attraverso passi concreti verso una difesa comune, ne ha parlato adesso il Presidente della Commissione. Se cederemo ai nazionalismi, alla contrapposizione tra singoli Stati, anche nell'Unione Europea, non ci sarà fiducia sul futuro dell'Unione. E infine mettere al centro l'Europa sociale, la protezione dei più deboli, il dialogo con le parti sociali, così come auspicato dalla relatrice Maria João Rodrigues. Se lasciamo indietro i più deboli, non ci sarà fiducia nel futuro dell'Unione Europea. Onorevoli parlamentari, sono principi su cui dobbiamo lavorare passo dopo passo. Non ci sono oggi le condizioni per fare dei salti in avanti istituzionali enormi. Ma dobbiamo rimetterci in marcia ora. Un'Europa ferma è un'Europa destinata a tornare indietro. Alcuni passi avanti possono essere fatti con le cooperazioni rafforzate, così come previste dai trattati. Questo, lo voglio dire molto chiaramente nell'Aula del Parlamento europeo, non porterà mai a un'Europa di serie A e un'Europa di serie B. Non porterà mai a un'Europa dei piccoli e a un'Europa dei grandi paesi, a un'Europa dell'Est e a un'Europa dell'Ovest. Ma ognuno ha il proprio livello di ambizione, tutti possono scegliere di partecipare, lo possono fare adesso, lo potranno fare in futuro, a forme di cooperazione rafforzata e tutti saranno coinvolti nel progetto comune. Detto tutto questo, l'Europa non può stare ferma e ha il dovere nei confronti dei propri concittadini di dare risposte alle emergenze e alle sfide che abbiamo davanti. Più democrazia con i cittadini e i loro eletti al centro è in fondo la garanzia più forte perché questo progetto comune possa andare avanti nei prossimi 10 anni. Come disse Jean Monnet, non coalizziamo stati, uniamo uomini. Per questo contiamo su di voi e per questo vi ringrazio. Passiamo ora agli interventi dei gruppi politici. Il primo è quello di Manfred Weber a nome del gruppo. Ah no, scusa.